Allora ragazzi, eccoci qua, avevo detto che non l'avrei fatto per Spagna, Portogallo, Portogallo-Spagna, quel che è, perché non sapevo neanche se vederlo o meno. Allora, io ho visto fino all'1-1, poi ho staccato purtroppo, cioè, purtroppo anche per fortuna, per motivi di lavoro, fino al 2, fino praticamente al 3-2 per la Spagna. Mi sono perso il rimontone, il secondo gol di Ronaldo e il rimontone della Spagna, per poi attaccarlo per vedere poi il 3-3. Perché faccio questo video? Perché credo che sia un crimine non elogiare per l'ennesima volta quello che assolutamente è il più forte giocatore del mondo, che alla prima giornata di campione, alla prima giornata di Coppa del Mondo decide di non perdere con la Spagna, da solo pareggia una partita che altrimenti sarebbe stata assolutamente persa. Perché ragazzi, è inutile dirlo, ma il Portogallo è proprio scarso. Cioè, questi qua fanno giocare André Silva, che io dai tempi di Blissett che in campionato non vedevo un giocatore così scarso in attacco. Cioè, c'hanno João Mario che con l'Inter ne ha combinate più di Bertoldo. Assolutamente, quindi, cioè, è incredibile, incredibile. Cioè, si è inventato il primo rigore, che poi Nacho l'ha toccato, se l'è andato a cercare, poi è andato a trovare il gol del 2-1, che è chiaro, papera del portiere, però lui intanto ancora ha preso l'iniziativa, e poi si è inventato la punizione del 3-2, ragazzi. Cioè, ma cosa volete dire a questo ragazzo qua? Cosa volete dire? Questo è il più forte di tutti, è più forte di tutti. Io lo dissi dopo Juventus Real Madrid, andate a vedervi il video di Juventus Real Madrid 3-0 per il Real. Io lo dissi che la differenza della partita l'ha fatta tutta Ronaldo, e senza Ronaldo la partita la Juve se la sarebbe giocata, forse era anche favorita sul Real Madrid, ma con Ronaldo in campo, quando Ronaldo in giornata, non ce n'è. Poi ragazzi, ha più di 33 anni, c'è, cioè, Cazzarola, ha una voglia di mettersi in gioco, di migliorarsi tutte le volte, si allena come un bisonte, cioè non perde un allenamento, ha la cura maniacale dei dettagli. Cioè ragazzi, qui è il più forte di tutti, come impegno, come costanza e come incisività. Qua è il più forte, il più incisivo, il più decisivo di tutti, ragazzi. Cioè, quando uno ha un Ronaldo così, vince o perlomeno non perde. E se oggi il Portogallo, se il Portogallo avesse qualche giocatore in più di qualità, avrebbe vinto tranquillo con la Spagna. Bastava avere una difesa un pochino più schierata. Questa oggi è la dimostrazione che io, quel video, avevo ragione. Che io sposto tutta la rosa del Real Madrid alla Juve e tutta la rosa della Juve al Real Madrid, ma metto Ronaldo ancora con Real Madrid, la perdiamo 3-0. Forse addirittura 4-0. Non c'è nulla da fare, sposti Ronaldo a noi. Noi vincevamo 4-0 quella partita, l'abbiamo vinta 3-0 noi. Perché è un giocatore devastante, devastante. Poi magari, ovviamente, l'età non è più un ragazzino, magari ti fa delle partite di calo, e quelle partite in calo poi le paghi, perché al ritorno non ha toccato miglia al Bernabéu. E infatti Real Madrid a momenti esce. Poi vabbè, ha tirato il rigore del 3-1, però a momenti esce. E stasera uguale, comunque. Stasera in serata di grazia, capita un'altra giornata, una giornata normale, poi il Portogallo esce. Portogallo esce perché comunque 3 gol non li può fare sempre. Però per farvi capire, ragazzi, Ronaldo bisogna solo alzarsi in piedi e applaudire. Punto, stop, chiuso. Quello che hanno fatto i tifosi della Juve allo stadio. Alzarsi e applaudire. La Spagna, tiki tic tiki tic tiki tic. Ed eccolo lì il tiki tic. Sempre la storia della Spagna, ti pom pom pam. È così, è così. Palleggi, palleggi, cazzo serve. Volevano addormentare la partita, ma addormenti la partita, ma non devi stare attento a non fare cazzate. Poi ragazzi, inutile mi venite a dire, ma Piqué è proprio scarso, eh. Piqué è proprio scarso. Come si fa a fare un fallo del genere, ragazzi? Poi su Ronaldo, hai Ronaldo contro, cioè Pirlo, Ronaldo, Del Piero, Mihailovic, sta gente qua, sai che come tirano le punizioni, non gli vai a far fallo l'attaccato all'area, dai. Cioè, allucinante, comunque, grande partita, finalmente la prima partita degna di nota del mondiale, secondo me. E complimenti, complimenti al Portogallo. Adesso io ho detto Piqué era scarso, ma per dire, non è che sia proprio scarso, però Piqué, ragazzi, se non ha di fianco qualcuno, c'è, cioè, un macellaio, uno che non ragiona, è poco equilibrato come difensore, non si sa contenere, e spesso l'ha pagata anche in campione, anche coi club, perché con la Roma. Insomma, qualche cavolata l'ha fatta e l'ha pagata il Barcellona, mi sembra, no? O con la Juve l'anno scorso, quindi. È vero, il Barcellona sono convinti di avere bisogno solo di attaccanti, continuano a cercare di comprare solo attaccanti, diciamo che va bene così, ecco, per gli altri avversari. Poi ragazzi, io chiudo qua questo video, ci sentiamo domani, anche perché ci sono un po' di giocatori della Juve in gioco domani, c'è Matuidi,
Dybala Higuain e Mandzukic Piazza, quindi farò sicuramente, non so se li compatterò tutti in un video, non credo, credo di fare due o tre video, dipende domani come andrà la giornata. Sicuramente penso di farne due, non uno, cioè farne un per il pomeriggio e uno per la serale. Vedremo come andrà la giornata, anche perché se il lavoro poi andrà un attimino, devo assolutamente lavorare, magari ne faccio uno solo. Non lo so, vediamo domani, insomma. Io intanto vi saluto, vi do appuntamento per i prossimi video. Ciao!